L'Aquila, dove noi stiamo preparando un miracolo che stupirà il mondo. Poi noi siamo stati comparse di questa grande manifestazione, qui è venuto di tutto, sono venuti tutti. Poi all'improvviso si sono spente le gambe, siamo completamente dimenticati, siamo un fastidio, perché quando cerco di parlare a livello di altri dirigenti ministeriali o ministri trovo veramente un muro di gomma. La situazione è in uno stallo totale. Nel 2011 non si è fatto nulla per fronteggiare l'emergenza post-sisma sotto nessun punto di vista. 40.000 sono rientrate nelle case, 12.000 che sono in autonoma sistemazione e non sappiamo di preciso quanti hanno trovato una collocazione qui e quanto sono ancora protagonisti della diaspora. Poi abbiamo ancora circa 20.000 persone nel progetto case, nelle mappe, in affitti concordati, e poi abbiamo ancora aquilani negli alberghi e nelle caserme. È il terzo Natale, dopo il terremoto abbiamo ancora gente negli alberghi. C'è una forte depressione in giro, perché si perdono le speranze appunto di riuscire a ricostruire anche qualcosa a livello economico o comunque occupazionale in questo territorio, perché è tutto fermo. Il suo è il primo esercizio commerciale che ha riaperto dopo il terremoto? Su questa via sì, su via Garibaldi sì. Ce ne sono molti altri? No, siamo in tre. Sono io come pasticceria, c'è un bar ristorante e ultimamente ha riaperto una pasta all'uovo. Quanto è cambiato il centro della città? Niente, è rimasto fermo al 6 aprile 2009. Uguale a prima? Certo. Tutto fermo? Tutto fermo.